C'è una crescente reazione contro il principe Harry nella sua casa adottiva negli Stati Uniti, dopo che Fox News ha dedicato un segmento principale venerdì sera per deridere l'annuncio del libro di memorie del duca di Sussex. Il principe Harry ha vissuto in California da quando ha lasciato la famiglia reale nel 2020. Tuttavia, il duca di Sussex sembra far infuriare molti negli Stati Uniti, poiché Fox News ha dedicato un segmento venerdì sera per deridere l'annuncio delle memorie del duca di Sussex. All'inizio di questa settimana, l'editore Penguin Random House ha annunciato che il libro di memorie di Harry sarà pubblicato il 10 gennaio. Il libro di memorie, intitolato Spare, sarà crudo e incrollabile poiché Harry copre la sua decisione di rinunciare ai doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti. Il titolo è un cenno alla frase che le monarchie hanno bisogno di un erede e un ricambio. Il segmento di Fox News, noto come Friday Follies, vede in genere la popolare conduttrice Laura Ingraham e l'esperto ospite Raymond Arroyo scegliere le storie più ridicole della settimana. Harry è finito nel segmento con Raymond Arroyo che ha affermato che Harry stava per distruggere il re con il suo nuovo libro di memorie. L'esperto conservatore ha detto, Spare è un resoconto presumibilmente spietato della verità del duca di Sussex, la sua verità. Hai una chiave di scorta, una ruota di scorta. Capisco l'erede e la scorta. Ma non mi definirei una scorta. È il malcontento reale di scorta. Il signor Arroyo ha osservato sulla copertina che è una fotografia ravvicinata di Harry. Ha detto, oltre a sembrare l'avatar di un videogioco, la foto di copertina di Harry sembra davvero un complemento alla copertina di Variety di Meghan Markle, entrambe con quell'aspetto baciato dal sole. L'esperto ha aggiunto che la copertina e il titolo erano notevolmente simili all'autobiografia di Andrea Agassi, prima di rivelare che entrambi sono stati scritti dallo stesso ghostwriter, Junior Moringer. Arroyo ha dichiarato, sembra che stiamo ripetendo la tendenza, ma è una tendenza delle celebrità, non dei reali.